Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. A Cercola il Napoli sfida il Genoa. È il momento decisivo del campionato. Le due vittorie consecutive contro Roma e Fiorentina hanno messo il Napoli in una posizione migliore rispetto a qualche settimana fa. Scontro diretto fondamentale. Il Napoli con una vittoria potrebbe fare un grande passo in avanti verso la salvezza. La prima azione pericolosa di marca azzurra è con Acampa che dalla sinistra mette un ottimo cross al centro. Il portiere del Genoa cerca di smanacciare, ma non ci arriva. Non ci arrivano neanche D'Agostino e Sakho alle sue spalle. 5 minuti più tardi si fa vedere anche il Genoa con Ambrosini che dall'interno dell'area mette un cross teso al centro molto interessante. La palla non trova nessun compagno con Idasiak che si era anche tuffato. Al 29esimo bella triangolazione tra Ambrosino e Vergara. Il centrocampista azzurra va al tiro con l'esterno Mancino che va di pochissimo a lato. Azione fermata dall'arbitro per un fuorigioco di Vergara. Al 30esimo ancora occasione Napoli, cross di D'Agostino per Cioffi che colpisce di testa. La palla va di poco alta sopra la traversa. Al fine del primo tempo Cioffi sulla sinistra si rende pericoloso, va via a Marcandalli e mette al centro un tiro cross sul primo palo che trova però attento Corci. A pochi secondi dalla fine azione pericolosissima del Genoa con Besaggio che si invola sulla fascia sinistra e mette un pallone al centro che trova Bamba tutto solo e provvidenziale l'intervento di Costanzo che si immola sulla conclusione. Il secondo tempo inizia con il Napoli in completa balia degli avversari. Pronti via ed è subito Genoa in avanti. A Cornero viene servito in profondità e si presenta davanti ad Idasiak, che però è pronto e nega il gol all'attaccante Grifone. Pochi minuti più tardi, occasionissima Genoa, punizione dalla destra per il Grifone, palla a spiovere sul secondo palo, dove arriva Balcano, che tutto solo svetta di testa, ma questa volta è Vergara che respinge il pallone con il corpo. Al 53esimo arriva il vantaggio del Genoa. Besaggio tenta il tiro dall'interno dell'area ma viene rimpallato. Macca si ritrova il pallone sul piattone e non deve far altro che mettere la sfera alle spalle di Dasiak. Vantaggio Grifone. Napoli ancora tramortito e Genoa vicinissimo al 2-0. Contropiede 2 contro 2 dei Grifoni. Tiro di Ambrosini, deviato, Sadiku tutto solo raccoglie la palla vagante, ma incredibilmente calcia fuori. Provvidenziale la deviazione di Isai. Al 62esimo Parodi va via sulla sinistra e da grandi falcate arriva dentro l'area. Prova il tiro, ma il suo diagonale esce fuori di pochissimo. Idasiak era battuto. Al 74esimo arriva la svolta per il Napoli. Parodi spinge Spavone in area di rigore sulla schiena. Per l'arbitro è calcio di rigore. Forti proteste del Genoa. Ambrosino si presenta dal dischetto. Tira forte e centrale. Corci non può nulla ed è pareggio azzurro. A 5 minuti dal termine Ambrosino cerca di mettersi in proprio. Il pallone gli arriva al limite dell'area, tante finte che lo portano al tiro. Il pallone va solo sull'esterno della rete, dando l'illusione ottica del gol. L'ultimo squillo è del Genoa. A Cornero serve Besaggio in profondità. Il numero 10 si trova tu per tu con Idasiak che è bravo ad uscire e restringere la porta al giocatore genoano che gliela spara addosso. Si conclude 1-1 il match, a Cercola, la salvezza è ancora tutta da conquistare. Un punto che fa guardare con ottimismo la classifica, vista anche la sconfitta del Lecce. Il prossimo match, il Napoli giocherà a Ferrara contro una SPAL già retrocessa.